Nelle scorse ore il video di un uomo che sradicava letteralmente un parchimetro del centro cittadino di Cerignola per poi caricarlo nella propria auto ha fatto il giro del web allertando le forze dell'ordine. È così che un 32enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, colto nella flagranza del reato di furto aggravato. In particolare, nell'effettuare le varie manovre, l'autovettura ha riportato evidenti abrasioni nella parte anteriore. È così che gli investigatori, tramite l'utilizzo di un apposito programma, sono riusciti ad estrapolare la targa dell'autovettura per effettuare le ricerche, rintracciandole in breve tempo. A poca distanza è stato ritrovato anche il parchimetro, all'interno del quale al momento del furto vi erano 127 euro. Con indosso gli stessi abiti visualizzati nel video, l'uomo è stato poi fermato all'interno della propria abitazione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia.